Buongiorno a tutti, ecco voi un nuovo video. Sono riuscita a registrare il video di Shane perché è appena arrivato il pacco. Intanto vi voglio far vedere che anche questa maglietta arriva dall'ordine precedente di Shane, è una taglia M. L'unica cosa delle magliette di Shane, almeno quelle che ho provato io, è che non cadono un po' dritte, quindi stanno meglio dentro i pantaloni rispetto a fuori. Vi faccio una premessa: io quando acquisto appunto su questo sito metto come filtro cotone perché, come vi dicevo nell'altro video, sono un po' allergica, intollerante, diciamo, ad alcuni materiali, inizio a grattarmi tutta e quindi facendo questa cosa qua mi arriva 100% cotone. Ho fatto 3 ordini, questo è il terzo, e i primi li ho già lavati diverse volte, soprattutto perché ho preso cose per utilizzare comunque anche a lavoro e su Instagram avete visto comunque tutti gli spacchettamenti, che e vi lascio qua sotto nel link, il link nell'info box. E li ho già lavati, quindi per il momento cioè il cotone, la consistenza rimane uguale, quindi super promosso. Se vi piace il video lasciate un like e se vi fa piacere iscrivetemi al canale che quando posso, come vedete, carico video. Non perdiamoci troppo in chiacchiere, vi faccio vedere subito subito cosa mi è arrivato. Allora, prenderò a caso quello che c'è qua sulla sedia, appunto. Ho acquistato, che mi ispiravano tantissimo, questi post-it. Super interessante perché comunque a lavoro li utilizzo, quindi hanno le righe, super promosso. Facciamo anche una cosa, vi riprendo anche l'ordine, così almeno vi dico i singoli prezzi, almeno vi fate anche un'idea. È ovvio che loro fanno un sacco di sconti, un sacco di offerte in vari momenti, quindi può darsi che il prezzo che vi stia dicendo adesso poi non è realmente quello che risulta anche a voi, perché potrebbe essere scontato, oppure il contrario, ovvero aspettate che sto sbagliando, oppure il contrario, che costa di più o costa di meno, insomma. Vediamo un po'. Questi post-it ho pagato 3 euro, nella realtà con lo sconto 2,55. Tra le altre cose, vi voglio anche dire che Shein arriva in questi sacchettini riutilizzabili con questa chiusura e sotto sempre vostro suggerimento li ho utilizzati anche al mare, li ho portati dietro, super super comodi, quindi già anche il pack promosso in sé. Apriamo il primo pacchettino e troviamo dentro questi pantaloni. Sono dei pantaloni classici, anche abbastanza vita alta, mi sembrano molto larghi per me, però comunque li ho pensati per andare a lavoro e secondo me, da quello che è successo già la seconda volta, i pantaloni vestono un pochettino larghi rispetto alle magliette, perché le magliette la M mi va strabene. I pantaloni, già il secondo paio di pantaloni che la M secondo me è un po' grandina e mi piaceva questa idea di questo fiocco da poter fare leopardato. E questi pantaloni li ho pagati 7 euro con lo sconto 5,95. Poi ho comprato un paio di calzine. In teoria queste sarebbero per Nicola. Vediamo se li riesco a aprire così. Sì. Arrivano anche queste impacchettate, 100% cotone, confermo il cotone, e sono una L. E costavano 4 euro, lo pagate 3,40 euro. Mi sembrano un po' grandini per Nicole, sinceramente, però da lì c'era scritto, mi pareva che la L fosse idonea. Comunque belle perché hanno qua il fiocchettino in alto, un po' come quelle che utilizzo io di Calzedonia, cotone bello pesante, quindi direi che questo, per questo inverno possiamo assolutamente provare a utilizzarle. Poi altro sacchettino, vediamo un po'. Questo dovrebbe essere il maglione lungo, sì. Questo è il maglione lungo, sì. Ecco, per esempio, questo non mi fa impazzire, ragazzi, ve lo dico già perché il tessuto non mi piace molto. Nonostante c'è scritto 100% cotone, è un maglione lungo, classico, con le righe, molto molto basic, però devo dirvi che non vi fa impazzire, anzi non è che mi piaccia molto. Costa 11 euro, l'ho pagato 9,35 euro, più che altro perché c'era scritto 100% cotone, è la prima volta che mi succede che non arrivi 100% cotone. Apriamone un altro. Questo è, questo maglione qua, sì, una felpa, ok, fatta nera, normale in questo modo, ma dietro ha questo spacco, poi tanto ve li farò vedere indossati, molto basic, anche questa mi sembra comunque gigante per me, nonostante io abbia preso una S di questo, perché nelle varie recensioni c'era scritto che le taglie erano un po' grandi, costava 13 euro, pagate 11,05 euro, devo vederle assolutamente indossati, se è il caso oppure no. Poi
Poi non lo apro, in questo momento ho preso questo che è una semplice taglierina perché utilizzo tanto per fare i giochi di Nicole, tagliare, e questa taglierina l'ho pagata 8 euro con lo sconto 6,80 euro, unico colore ti arriva, cioè non puoi scegliere il colore, ti arriva un colore che scelgono loro. Altro acquisto, questo qua sicuramente è questa maglietta, è un top monocolore con maniche doppio strato. Ok, anche questa qua magliettina carina, queste ali molto molto farfallose, sinceramente sul sito sembravano meno farfallose e anche nel precedente spacchettamento su Instagram avete, diciamo, bocciato e promosso a seconda dei gusti una maglietta con queste ali molto molto particolari, ma la zippettina dietro mi sembra anche abbastanza corto, però anche questo mi sembra sinceramente un po' larghino. Quindi vediamo poi indossato l'effetto, se no comunque non è un problema perché dentro vi arriva anche il tagliandino per restituire in caso volete i prodotti. Questo costava 14 euro, con lo sconto l'ho pagato 11,90 euro. E infine il pezzo forte di questo acquisto, anche se diciamo l'ho acquistato in anticipo perché ormai l'estate per me è finita, ho preso un costume intero, perché non ho costumi interi e oltre ad averne preso uno da Calzedonia ho voluto prendere anche questo. Che è questo, fatto in questo modo, trovo molto molto bella la fantasia, tessuto normale, bello, anche questo ha preso una M, speriamo che non siano giganti perché in questo spacchettamento mi sembra la roba tutta un po' grande, e il costume costava 13 euro con lo sconto 11,05, molto carino come costume, vediamo poi indossato. Direi che è arrivato tutto, vi ho fatto vedere tutto, ho fatto un ordine al costo di 64 euro, quello che avete visto, ho pagato 64 euro. Come vi dicevo, adesso ve li vediamo indossati per vedere se mi stanno bene o mi stanno male. Insomma, vediamo insieme se me li bocciate o me li promuovete. Non è un ordine grandissimo, però volevo appunto mostrarlo visto che l'avevo appena fatto. E io mi sto trovando benissimo, come vi dicevo, quindi se siete in cerca di qualcosa, anche perché ho visto che hanno la sezione casa, la sezione bambino, premaman, insomma, hanno un sacco di sezioni veramente molto utile. Le ricerche sono facili, quindi devo dire che in questo momento è il mio sito preferito, visto anche poi qualità-prezzo veramente ottima. E niente, fatemi anche voi sapere se comunque lo conoscete, avete acquistato, cosa avete acquistato, insomma, fatemi un po' sapere il tutto. E niente, adesso vi faccio vedere l'indossato. Ok, questo è il primo capo, spero che comunque si veda qualcosa, sono i pantaloni appunto che vi ho fatto vedere prima, molto molto carini, ovviamente un po' larghi, anzi nettamente larghi, se c'era una S era molto meglio, però comunque dai, non sono male, anche perché io li utilizzo anche tanto per andare a lavoro, arrivano, non sono troppo corti, quindi per me sono promossi. Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate, spero che si veda qualcosa perché oggi l'unica inquadratura possibile era questa. Questo è il secondo capo, che è la felpa, come vi dicevo, secondo me è un po' larga e una S mi sarebbe andata, di maniche giuste. E dietro ha questa particolarità che è tutta aperta. Sinceramente si può utilizzare anche volendo con una cintura, anche se si perde un po' l'apertura dietro, però dai, devo dire tutto sommato carina, cotone, quindi super promossa. Niente, dai, secondo me ci stava anche una S. Fatemi sapere anche voi se la vedete tanto gigante, forse col fatto che si apre dietro sembra più grande, perché chiusa sarebbe fatta in questo modo e mi sembra abbastanza giusta, almeno vedendo dalla camera, senza essermi vista allo specchio, direi che sì, dai, mi piace. Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate. L'altro maglioncino che vi dicevo, che comunque è carino, a righe, molto molto carino, l'unica cosa che è questo tessuto a me dà fastidio, ha le maniche tre quarti, tra le altre cose, questo tessuto mi dà assolutamente fastidio, quindi purtroppo questo prodotto lo rimanderò indietro, e per me è bocciato, ma più che altro perché a me dà fastidio. Fatemi sapere invece voi cosa ne pensate di questo. Ecco voi l'altra maglietta. E non so cosa dirvi ragazzi, perché a parte perché è corta e io con le magliette corte così non vado in giro, anzi mi vergogno anche ad andare in giro così, le maniche veramente sono larghissime, cioè si vede sotto ogni qualunque cosa, quindi boh, insomma, fatemi sapere cosa ne pensate voi di questa maglietta, ovviamente con sotto un reggiseno nero sarebbe assolutamente meglio, o una fascia. Mi sembra anche un po' larghina per me. Fatemi sapere cosa ne pensate, se devo mandarla indietro oppure no. Insomma, fatemi un po' sapere voi qualcosa. Sinceramente la pancia scoperta con questa pancetta che ho? Assolutamente no, però fatemi sapere voi qualcosa, dai. Questo è il costume indossato e sinceramente lo trovo veramente molto molto bello. Vabbè, ovviamente ognuno ha il fisico che ha.
Però comunque mi piace, fatto in questo modo dietro. Oh no, insomma, la pancia è morbida, quindi super promosso, mi piace un sacco. Fatemi comunque sapere appunto cosa ne pensate di questi outfit. Eccomi qua alla fine del video, vi ringrazio di avermi seguito fino a qua, vi spero appunto, come vi dicevo prima, che il video vi sia piaciuto. Al prossimo, un grosso bacio, ciao!